Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 3 aprile, ascoltiamo la parola di Dio in questa quinta settimana di Quaresima. Chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo per entrare in noi stessi e accogliere questa parola come sorgente di vita in noi. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me ed io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. I giudei tentano di lapidare Gesù perché si è fatto Dio. E Gesù risponde con un argomento e con le sue opere. Attualizzata oggi, questa pagina di Vangelo potrebbe porci questa alternativa. È l'uomo che si è fatto Dio per paura, per bisogno, per incertezza della vita e del futuro, per consolazione? O è Dio che si è fatto uomo per amore? Sono due alternative, due scelte, entrambe sono logiche, non si possono escludere a priori. Sicuramente la seconda è più fantasiosa, la seconda è più inaspettata. La vita è un insieme di bisogni o la vita nasce da una grandezza di amore? Queste sono le alternative che abbiamo davanti. Oggi la scienza ci ha insegnato che la realtà si è rivelata essere molto spesso diversa e più fantasiosa rispetto al senso comune e alle prime evidenze. Gesù sembra dirci questo:
La vita nasce dall'amore di Dio, offerto agli uomini, nella sua parola e in me. Questa è la verità più profonda dell'uomo. Il problema non lo risolviamo con la testa, ma con la vita. E allora andiamo a vedere le opere. Gesù mostra opere di amore che stupiscono e si appella in ultimo a queste opere per aiutare tutti noi a fare e accettare la seconda possibilità e trovare in Lui l'offerta del Padre della vita eterna. Chiediamo al Signore, allo Spirito, che questa nostra giornata possa testimoniare che nel centro della nostra vita non c'è la paura, ma c'è un surplus di amore che sa innervare di sé ogni situazione. E chiediamogli di essere connessi con la fonte di questo dono e di questa vita in noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.